Buonasera a tutti e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con Nippop. Anche questa sera Maruniana e io siamo qui per parlarvi dei nostri libri preferiti. A volte mi chiedevo quale fosse stata la prima cosa a scomparire dall'isola. Molto tempo fa, quando non eri ancora nata, questo posto era pieno di tante cose diverse, trasparenti, profumate, svolazzanti, brillanti. Cose belle comunque, che tu non puoi nemmeno immaginare. Quando ero piccola, mamma mi raccontava spesso queste storie. Peccato però che la gente dell'isola non sappia custodire per sempre nel proprio cuore le cose belle. Finché vivono qui, sono destinati a perderle tutte, una dopo l'altra. È probabile che arrivi presto anche per te il momento di perdere qualcosa per la prima volta. Ho voluto iniziare leggendovi l'incipit del romanzo a cui è dedicata la pillola di oggi, Ogawa Yoko, L'isola dei senza memoria, pubblicato in Italia dal Saggiatore nella traduzione di Laura Testaverde. Si tratta di un romanzo particolarmente intenso e particolarmente significativo di questa autrice di cui abbiamo già avuto modo di parlare in pillole precedenti a proposito di Una perfetta stanza d'ospedale e a proposito di Profumo di ghiaccio. Molti romanzi di Ogawa Yoko sono ormai stati tradotti in italiano. Ogawa Yoko è sicuramente una delle scrittrici più significative del Giappone contemporaneo e anche quella che è anche una di quelle che in anni recenti hanno avuto maggiore attenzione a livello internazionale. Direi che insieme a Kawakami Mieko è oggi l'autrice giapponese contemporanea più conosciuta nel mondo. E non è un caso che questo romanzo, che in realtà è stato pubblicato originariamente in Giappone nel 1994, sia stato tradotto e proposto in lingua italiana soltanto nel 2018, perché è un romanzo che sembra aver acquisito un nuovo spessore, un nuovo significato dopo gli eventi appunto degli ultimi anni, anche eventi molto recenti. È un romanzo distopico, come già avete notato dall'incipit che vi ho letto, e sappiamo bene come la distopia negli ultimi anni abbia conosciuto un successo crescente. Una distopia che assume una forma particolare. Ne abbiamo parlato anche a proposito già di altri romanzi e di altri racconti e anche di cinema, appunto, dall'interno delle nostre pillole, all'interno dei nostri appuntamenti. Ma la distopia che ha maggiore successo oggi è quella che potremmo definire una sorta di distopia del presente, cioè romanzi, film, manga, anime che sono ambientati chiaramente in una temporalità che non è esattamente la nostra, ma che non è neanche più proiettata in un futuro lontano come accadeva nella fantascienza distopica classica. Ecco, l'isola dei senza memoria rientra all'interno di questo filone. Ci troviamo su un'isola, appunto, lo dice il titolo dell'edizione italiana, ma lo dice anche l'incipit che vi ho appena letto, un'isola che rimane senza nome per tutta la durata del romanzo, così come senza nome rimangono i personaggi, sono indicati da una iniziale, eccetera, ma non vengono definiti da nome, cognome, descrizioni specifiche. E questo li rende, appunto, come spesso accade anche nella distopia, facilmente dei simboli, ovviamente, di un'umanità più ampia e favorisce anche l'identificazione da parte del pubblico. Uno spazio quindi che non è ben definito, un'isola che non ha nome, che non sappiamo bene esattamente dove si collochi, una temporalità che non è ben definita perché potrebbe essere appunto un futuro, non appena un po' spostato rispetto al nostro presente, potrebbe essere forse però anche un passato o potrebbe essere anche lo stesso nostro tempo in uno spazio diverso, in uno spazio parallelo. Siamo su un'isola dove accadono delle cose strane, che sono quelle che vengono già presentate nell'incipit che vi ho letto, cioè dove a un certo punto le cose, gli oggetti, ma non soltanto gli oggetti, anche gli esseri animati, scompaiono. Ma non si limitano a scomparire dalla quotidianità, scompaiono anche dai ricordi. Da qui il titolo, L'isola dei senza memoria. Perché quest'isola, che è sottoposta a un governo militare, autoritario, totalitario, che richiama molto da vicino, ovviamente, vicende storiche, situazioni storiche ben presenti, in
In realtà, appunto, il ricordo, la memoria è un gesto di ribellione, un gesto di trasgressione. C'è un potere oscuro che non viene ben definito, ma che si appunto rappresenta nel romanzo attraverso la presenza di queste forze di polizia. Non a caso l'edizione americana del romanzo si intitola Memory Police, quindi no, proprio la polizia della memoria, che è quella che ha il compito di vigilare che una volta che si è decisa la scomparsa di un oggetto, che può essere un oggetto banale come un biglietto del traghetto, o può essere qualcosa di più importante come le rose, in realtà una volta che si è decisa la scomparsa di un qualche cosa, questo qualche cosa non deve solo essere fisicamente eliminato, in modo che non ne sopravviva traccia, ma deve anche scomparire dalla memoria, appunto, degli abitanti dell'isola. E chi, per una qualche anomalia o particolarità, forse genetica o forse chissà, in realtà conserva il ricordo di quanto è scomparso, viene perseguito, viene arrestato e scompare a sua volta senza che sia ben chiaro qual è il suo destino. Questo è il mondo, all'interno del quale vive la protagonista e voce narrante del romanzo, che è la bambina, appunto, che all'inizio, ascolta il racconto della madre, nelle poche righe che vi ho letto, e che è una scrittrice che sta scrivendo, appunto, un romanzo che prende corpo poi all'interno del libro, perché a un certo punto abbiamo questo doppio piano narrativo in realtà del romanzo che la protagonista sta scrivendo e ovviamente del romanzo che invece Ogawa Yoko ha scritto per noi. E appunto la nostra protagonista è una di quelli che dimenticano, quindi non è a rischio in questa società. La madre invece, appunto, che a un certo punto è scomparsa, apparteneva a quei pochi individui che di fatto invece continuano a conservare il ricordo di quanto è scomparso. Non solo, ma ha conservato gli oggetti, ha conservato un esemplare per ogni singolo oggetto scomparso, nascosto appunto nel seminterrato della casa, perché ovviamente questo è totalmente illegale. E la nostra protagonista ritrova questi oggetti, oggetti che sono appunto banali, il biglietto del traghetto, ma i traghetti non esistono più, così come non esistono più i biglietti. E la protagonista non li riconosce, non sa più riconoscere, perché questa è la cosa terribile, che nel momento in cui il ricordo si cancella, l'oggetto, anche una volta che viene ritrovato, appare completamente privo di qualunque significato, per l'occhio di chi lo guarda. Qui è ovviamente la distopia terribile, appunto, che si annida al cuore del romanzo, perché il romanzo ci parla di ricordi, ci parla di memoria. Ma ci parla anche ovviamente di sopravvivenza, la sopravvivenza degli oggetti, ma anche la sopravvivenza dei ricordi e la sopravvivenza di chi è portatore di quel ricordo. Una sopravvivenza appunto che nel mondo dell'isola, dominato dalla terribile appunto Memory Police, in realtà è estremamente difficile. Come ho detto, il richiamo comunque a vicende storiche legate chiaramente al nazismo è stato più volte messo in evidenza, al legame che il romanzo intrattiene con il diario di Anna Frank, che la stessa Ogawa ha riconosciuto. Appunto, tutto questo immaginario è ben presente all'interno del testo ed è interessante, appunto, capire, sarebbe interessante capire e riflettere sul perché Ogawa Yoko abbia sentito l'esigenza di richiamare questo tipo di immaginario, di dare voce appunto alla paura che evidentemente questo tipo di controllo possa tornare proprio alla metà degli anni 90 in Giappone. Il romanzo, appunto, come vi dicevo, è del 94 e Ogawa Yoko è un'autrice che è estremamente sensibile ai movimenti, alle trasformazioni, ai cambiamenti anche impercettibili della società. Quindi quello a cui lei dà voce, appunto, è una paura che evidentemente un'ansia, un'inquietudine che evidentemente in quel momento sente serpeggiare all'interno della società giapponese. Ma come vi dicevo, in realtà il romanzo ha acquisito un interesse da parte appunto del mondo intero, quindi un interesse a livello internazionale in anni molto più recenti, a partire appunto dalla fine, diciamo, degli anni 10.
E poi ancora di più durante gli anni della pandemia, forse appunto perché ci parla proprio di sopravvivenza, ci parla anche di reclusione in realtà, ma non voglio svelarvi troppo appunto sulla trama. Un romanzo profondo, un romanzo che ci porta al cuore di quello che è l'ispirazione comunque di Ogawa Yoko. E appunto della sua capacità di costruire mondi che appaiono incredibilmente reali e realistici, ma che nel contempo contengono degli elementi appunto che li allontanano dalla realtà e li proiettano in un futuro, in una realtà un poco spostata, un poco differente, comunque inquietante, comunque spaventosa. Accanto a questo, molto interessante la riflessione sulla scrittura stessa, perché appunto la protagonista è una scrittrice. È una scrittrice e a un certo punto a scomparire sono i libri. E tutta una parte molto profonda e molto interessante del romanzo è dedicata proprio a questo, allo sforzo della protagonista voce narrante di mantenere il rapporto con la scrittura. Allo sforzo di non perdere di vista quello che è il significato della scrittura, il significato di quei simboli che le appaiono sempre più labili, sempre più fragili, che sono appunto i kanji, che sono gli ideogrammi. Quindi, di nuovo, una riflessione sul valore della scrittura, sul ruolo della scrittura e anche sul ruolo dello scrittore. Anche qui, indubbiamente, un tema che gli eventi di Fukushima del 2011, che erano molto lontani chiaramente quando Ogawa Yoko scriveva L'isola dei senza memoria, hanno reso di nuovo incredibilmente attuali, perché abbiamo già avuto modo di parlare più volte anche nelle nostre pillole del ruolo che gli scrittori hanno avuto nel post-Fukushima e dell'impegno che hanno profuso per dare voce alle inquietudini che l'incidente nucleare causato ovviamente dal terremoto, dallo tsunami, quindi da questa commistione di catastrofe naturale e umana, hanno innescato e ingenerato, e non solo nella società giapponese. Un romanzo quindi che vi invito assolutamente a leggere se non l'avete ancora fatto, Ogawa Yoko, L'isola dei senza memoria, tradotto da Laura Testaverde e pubblicato dal Saggiatore. Buona lettura a tutti e arrivederci alla prossima pillola.